Mister Fabrizio Castori, acclamatissimo, si parla di solidarietà, si parla di territorio, si parla purtroppo di una catastrofe che c'è stata, ma si parla anche di rinascita. È stato chiamato Mister Castori e quando qualcuno chiama il mister risponde sempre perché è molto attaccato al territorio. Questo sì, però mi sento io onorato e lusingato di poter aderire a questa bella iniziativa che è nata appunto da tanti personaggi illustri qui di Camerino, no? E l'immagine di noi marchigiani è quella di essere, come posso dire, reattivi di fronte alle difficoltà, non piangersi addosso, anche se comunque c'è stato un danno. Una catastrofe è stata autentica, vera e anche purtroppo molto pesante, però bisogna rinascere, ripartire e bisogna ripartire dal proprio territorio, cioè non lasciare questi posti per andarsene perché poi il territorio, intanto perché abbiamo un senso di appartenenza, secondo me, che è giusto coltivare e mantenere, siamo attaccati anche alle nostre radici, ma soprattutto perché non può finire un posto dove uno è nato, dove ha vissuto, dove ha lavorato e magari ha vissuto la propria vita, quindi si deve rinascere e ripartire, non piangersi addosso. Lasciami dire solo una cosa, che il problema grosso secondo me è la burocrazia in Italia, dettata dalla classe politica, e qui chiudo perché non voglio entrare in un argomento che non è di mia competenza, non voglio far politica, è una constatazione perché anche io sono stato vittima del terremoto, cioè vittima significa anche la mia casa di San Severino abita mia mamma e quella di Tolentino abitiamo noi, sono state comunque lesionate, abbiamo avuto i nostri problemi e a distanza di un anno non si è visto ancora nessuno, no? Quindi parlo per cognizione di causa. E chiudo la parentesi. L'importanza di questa iniziativa è quella appunto di mantenere vivo Attenzione. l'attenzione, mandare via l'attenzione, perché comunque noi siamo più che mai decisi a ricostruire appunto le nostre case, il nostro, come posso dire, il nostro territorio. Grazie mister, l'appuntamento 2-3 settembre per gli impianti sportivi dei Calvi qui a Camerino con uno sport, il calcio di solidarietà. Beh, il calcio è una metafora, il calcio, lo sport in generale è una metafora della vita. Lo sport è sudore, è impegno, è lotta, è sacrificio per ottenere un obiettivo, quindi è un po' una metafora, no? La ripartenza è un termine calcistico che si usa quando si subisce una cosa, si deve riattaccare, quindi c'è una sorta di similitudine con con quello che è successo. E per me, come dicevo prima, mi sento onorato poter dare il mio contributo piccolissimo a un'iniziativa che possa portare almeno attenzione a livello mediatico e a livello generale per tutti quanti.